Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza il disegno di legge che modifica la struttura organizzativa e la dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale. Con 11 voti favorevoli e 7 contrari, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato le modifiche alla struttura organizzativa della Giunta regionale. La norma introduce la figura del direttore generale, ridisegna le funzioni dei direttori regionali ed istituisce il comitato di direzione. Prevista anche la valutazione da parte dei cittadini dei servizi forniti dalla Regione Umbria, con una giornata annuale della trasparenza dedicata ai risultati delle indicazioni fornite dagli utenti. L'atto è stato illustrato in aula da Andrea Smacchi ed ha ottenuto i voti del Partito Democratico e Socialisti, mentre non hanno partecipato al voto i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle e la consigliera Carla Casciari del Partito Democratico. Dei 18 emendamenti presentati, l'aula ha bocciato i 14 a firma di Raffaele Nevi, Forza Italia, che miravano a mettere in discussione l'impianto e gli obiettivi stessi della legge, e ha approvato i 2 a firma Andrea Smacchi, che puntano a dare tempistiche certe e più brevi all'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento. Entrano nel vivo i lavori della commissione d'inchiesta su Umbria Mobilità. In audizione l'amministratore unico Bufaloni. Con l'audizione dell'amministratore unico di Umbria Mobilità, Ferruccio Bufaloni, è entrata nel vivo l'attività della commissione d'inchiesta gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione Umbria e individuazione delle cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità e altre imprese. L'organismo d'inchiesta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria è presieduto dalla consigliera Carla Casciari del Partito Democratico e si è insediato lo scorso 2 ottobre su iniziativa del Movimento 5 Stelle e degli altri gruppi di opposizione. Al centro dei lavori le questioni relative a Roma TPL, al processo di fusione delle aziende umbre di trasporto in Umbria Mobilità, gli obiettivi di sviluppo dell'azienda. Tra le criticità che hanno reso nel tempo complessa la situazione è stata indicata la questione relativa alla costituzione della società Roma TPL avvenuta nel 2010. La gestione del servizio in Roma TPL viene comunque interrotta nel 2013. Allo stato attuale Umbria Mobilità è impegnata nella operazione di recupero dei crediti. Altra criticità emersa nel corso dell'audizione è quella relativa al processo di fusione tra le società umbre di trasporto APM, ATC, Spoletina e FCU in Umbria TPL e Mobilità SPA. In quella operazione infatti la nuova società eredita partecipazioni, contratti in essere, criticità economico-finanziarie di realtà diverse fra loro, emerse in alcuni casi in fase successiva alla fusione. L'impegno di Umbria Mobilità per l'immediato futuro è di stabilizzare la situazione economico-finanziaria e verificare le volontà dei soci per proseguire ulteriormente nel processo di risanamento e sviluppo della società, anche al fine di realizzare le condizioni ottimali perché possa avvenire la trasformazione di Umbria Mobilità in agenzia unica per la mobilità e il trasporto locale, come previsto dalla legge regionale 9 del 2015. È stata respinta la mozione della Lega Nord che chiedeva una moratoria per la costruzione di centri culturali islamici o moschee sul territorio regionale. La decisione con il voto in aula. L'Assemblea Legislativa ha respinto con 7 voti favorevoli e 11 contrari la mozione della Lega Nord che chiedeva una moratoria per la costruzione di nuovi centri culturali islamici o moschee sul territorio umbro. L'atto di indirizzo è stato illustrato da Valerio Mancini, che ha richiesto una moratoria per i centri culturali e l'introduzione di un referendum attraverso cui si possano esprimere sull'argomento i cittadini di Umbertide, dove si sta allestendo la seconda più grande moschea italiana, anche se definita centro culturale islamico. Mancini aveva anche auspicato chiarezza sulla provenienza dei fondi per edificare la moschea. Inoltre la confessione islamica è l'unica, ha sottolineato, a non aver stipulato alcun rapporto con lo Stato italiano, a differenza delle altre religioni. Rifiuti. La produzione regionale per il 2016 è sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Nessuno però degli ATI, ambiti territoriali integrati, ha raggiunto l'obiettivo della raccolta differenziata. I dati contenuti nella clausola valutativa della legge sono stati illustrati in seconda commissione.
La produzione regionale di rifiuti relativa al 2016 è di 471.462 tonnellate, il lievissimo aumento, lo 0,14% rispetto al 2015. Nessuno dei quattro ATI, gli ambiti territoriali integrati, ha raggiunto l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, nonostante si sia registrato un significativo aumento della media regionale che dal 56% del 2015 è passata al 57,7%. Si tratta tuttavia dell'aumento su base annuale, 7,1%, più alto mai registrato in Umbria. Tutto questo emerge dalla relazione predisposta dalla Giunta regionale, prevista con clausola valutativa nella legge 11 del 2009 ed illustrata in seconda commissione da Susanna Rossi del Servizio Studi Valutazione delle Politiche e Organizzazione di Palazzo Cesaroni. Entrando nello specifico della relazione, emerge che nell'AT4 la produzione dei rifiuti è calata di oltre il 4% rispetto al 2015, un incremento invece di circa il 3%, il 2,86, si è registrato nell'AT2, mentre il dato della produzione di rifiuti è rimasto stabile negli AT 1 e 3. In merito alla raccolta differenziata, nel 2016 l'AT1, pur registrando un incremento del 2,6% rispetto al 2015, si attesta su una media annua del 53,1%. La media annuale dell'AT2 si è attestata ad oltre il 63%, quella dell'AT3 corrisponde al 49,6% e, seppur aumentata rispetto all'anno precedente del 4,7%, registra un distacco negativo di 8 punti percentuali rispetto alla media regionale. Nell'AT4, dal 47% del 2015, si è arrivati al 57,4% del 2016. 30 comuni su 32 di questo ambito hanno superato nel secondo semestre del 2016 il 65%, quindi già in linea con l'anno in corso. Nel 2016 sono stati conferiti in discarica complessivamente 285.395 tonnellate, oltre 258.000 tonnellate di rifiuti urbani, in calo del 37% rispetto al 2010. Il presidente Rosbrega ha proposto, trovando unanime condivisione, di tenere aperto l'argomento e di programmare in una delle prime riunioni di novembre audizioni separate con il presidente dell'Auri e con l'assessore regionale all'ambiente Fernanda Cecchini. La terza commissione consiliare ha approvato all'unanimità la proposta di legge contro gli sprechi alimentari, non alimentari e farmaceutici a fini sociali e ambientali. Un testo che riunisce due iniziative distinte dei consiglieri Casciari e Rometti, l'una, e del consigliere Marco Squarta, la seconda. La proposta di legge approvata dalla Commissione all'unanimità riguarda la costituzione di reti operative promosse dai comuni in forma singola o associata, il cui compito sarà quello di raccogliere i prodotti alimentari e non ritirati o rimossi dalla distribuzione primaria ma ancora idonei al consumo, ma anche i pasti non consumati preparati dai servizi di ristorazione collettiva e i prodotti farmaceutici per ridistribuirli a fini di solidarietà sociale e a favore delle persone che si trovino in situazioni di disagio sociale. Faranno parte della rete, oltre ai comuni, i soggetti della grande distribuzione organizzata, i servizi di ristorazione collettiva, gli organismi del terzo settore, le associazioni di volontariato e di assistenza, gli enti caritatevoli, le associazioni di categoria e gli operatori dei settori non alimentari, nel rispetto della normativa vigente. Messa a punto la norma finanziaria che prevede già nel bilancio 2017 risorse per 25.000 euro per la realizzazione della giornata contro gli sprechi alimentari. Prima della fine di novembre è prevista la votazione in aula, in modo da rendere operativa la legge già nel primo semestre 2018. Illustrato in seduta congiunta fra prima e terza commissione il disegno di legge della Giunta sul sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Le commissioni prima e terza dell'Assemblea legislativa sono riunite in maniera congiunta per l'illustrazione del disegno di legge della Giunta regionale sul sistema integrato per il mercato del lavoro. L'assessore Fabio Paparelli ha illustrato l'atto ai commissari parlando di una delle leggi più importanti di questa legislatura che consentirà di far partire l'Agenzia regionale per l'impiego, prevedendo anche la stabilizzazione del personale precario del Centro per l'impiego di Perugia.
La legge, ha evidenziato l'assessore, introduce un nuovo principio di premialità della prestazione, andando a verificare quanto lavoro si crea con la formazione. Non si finanzia più la disoccupazione, ma l'occupazione. Inoltre si punta al sostegno della responsabilità sociale dell'impresa, ad azioni per incentivare il ritorno dei cervelli ed evitare la fuga dei giovani più preparati. Il disegno di legge, è stato infine evidenziato, non è una sommatoria di ricette diverse, ma un tentativo di creare un sistema, un modello regionale che supera le differenze tra le due province. La Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la proposta di regolamento della Giunta Disciplina dei Servizi Residenziali per Minorenni, che si rivolge ai minori che si trovano fuori dalla famiglia, poiché temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo oppure abbandonati, ai minori stranieri non accompagnati e a quelli provenienti dall'area penale, su disposizione del magistrato. La proposta scaturisce dalla necessità di tutelare con efficacia il superiore interesse del minorenne e i suoi diritti in accoglienza eterofamiliare, disciplinando i servizi residenziali in cui si realizza l'accoglienza dei minorenni, con particolare attenzione al rispetto dei diritti, della risposta ai bisogni, delle relazioni significative, della progettualità di sostegno inclusivo alla crescita e in vista della progressiva acquisizione di autonomia. Un regolamento che dà una risposta a un sistema disarticolato, non perfettamente regolamentato, ha spiegato l'assessore Barberini. Siamo in procinto di rivedere la delibera che stabilisce la classificazione delle varie strutture. L'accoglienza è per un periodo limitato, con possibile proroga in caso di successiva valutazione. Le tariffe saranno comunicate con una successiva delibera di giunta e saranno uguali per tutte le strutture, non più a discrezione delle zone sociali, eliminando le forti disparità finora esistenti per servizi pressoché analoghi. I minorenni saranno accolti in case famiglia, comunità educative di pronta accoglienza, con genitore o in gruppi appartamento, più altri progetti sperimentali che saranno valutati ed eventualmente applicati nel nostro territorio regionale. Per l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati ci saranno limitazioni percentuali predefinite nelle singole strutture. Saranno i magistrati a provvedere all'inserimento di minori provenienti dall'area penale. Vi sarà una nuova modularità nell'accoglienza, con minori molto piccoli nelle case famiglia e i ragazzi verso una soluzione diversa in appartamento. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione Regionale, presieduto da Raffaele Nevi, prosegue le audizioni dei responsabili di enti e società partecipate dalla Regione Umbria. Dopo l'audizione dell'AUR, l'Agenzia Umbria Ricerche, sono stati ascoltati Mario Tosti, presidente dell'ISUC, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, e Marco Lucio Campiani, presidente del Centro Studi Giuridici e Politici. Entrambi gli istituti sono coinvolti in un progetto di riforma degli enti di ricerca. È stato evidenziato che il problema di un accorpamento di tutti gli enti di ricerca dipende dal fatto che, mentre l'AUR è un'agenzia al servizio della Giunta, ISUC e Centro Studi Giuridici sono istituti in carico all'Assemblea Legislativa e rivendicano la loro autonomia. L'ISUC si occupa di ricerca storica, politica della memoria e delle radici dell'Umbria, ha 6 collaboratori e un bilancio che si aggira intorno ai 200.000 euro annui. Il Centro Studi Giuridici e Politici costa 45.000 euro, tutti destinati a realizzare gli scopi statutari. Il presidente del Comitato di Monitoraggio, Raffaele Nevi, si è impegnato a coinvolgere ISUC e Centro Studi nelle audizioni che le commissioni competenti dell'Assemblea Legislativa svolgeranno quando arriverà dalla Giunta la proposta di legge di riforma. Raccontare per ricostruire. Legami sociali, economia, cultura, turismo. Organizzata dal Corecom dell'Umbria, si è svolta a Norcia una tavola rotonda a cui ha fatto seguito la premiazione del progetto TV di Comunità 2017. Si è svolto lo scorso mercoledì 25 ottobre a Norcia l'evento Raccontare per ricostruire, progetto TV di Comunità 2017, dedicato alla comunicazione del sisma e del post-terremoto in Valnerina e promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, il Corecom, presieduto da Marco Mazzoni, che ha aperto i lavori insieme ai due consiglieri, Maria Mazzoli e Stefania Severi.
Il nostro progetto TV di Comunità 2017 è stato finalizzato alla promozione attraverso video prodotti da emittenti radiofoniche, televisive, associazioni locali, umbre, finalizzata alla promozione del territorio colpito dal sisma. E quindi noi non abbiamo come comitato, io ma anche l'avvocato Severi, la dottoressa Mazzoli, immediatamente abbiamo detto no, il luogo dove presentare questi video che servono per tenere alta l'attenzione a un anno dal sisma, dal anno dal 30 ottobre, quel maledetto sisma che colpì Norcia con la magnitudo più elevata, ci sembrava giusto ritornare a presentarli qui, nel luogo dove sono stati girati e dove le principali riprese sono state fatte. Presente durante tutti i lavori seminariali fino allo svolgimento della consegna dei premi alle emittenti e alle associazioni che hanno partecipato al concorso, la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi. Mi piace sottolineare questo progetto del Coricom TV di Comunità che va avanti ormai da diversi anni e che rappresenta un'occasione per entrare proprio nelle pieghe del nostro tessuto sociale, per capire quali sono le dinamiche che all'interno di alcune comunità si sviluppano, si scontrano, si incontrano e che a volte rimangono del tutto sconosciute ai più. E quando dico ai più mi riferisco anche alle istituzioni che dovrebbero partire proprio da questa valutazione, da queste esperienze raccontate attraverso momenti di convivialità e che si sono potuti trovare attraverso la fiducia che siamo riusciti a creare tra il gruppo del Coricom e le comunità alle quali siamo andati ad intervistare. Un'esperienza importante per cercare di ricostruire. Particolarmente interessanti i dati e le esperienze emerse dalla tavola rotonda dal titolo Economia, cultura, turismo, legami sociali, promuovere una buona notizia da un dramma, a cui hanno preso parte Monsignor Paolo Giulietti, vescovo delegato della Conferenza Episcopale Umbra per le comunicazioni sociali, Sandra Placidi di Sviluppo Umbria, la dirigente Agicom Ivana Nasti e i docenti universitari Paola De Salvo dell'Università di Perugia, Guido Valesini della Sapienza di Roma e Sergio Splendore dell'Università di Milano, oltre ai due commissari dell'AGCOM, Mario Morcellini e Francesco Posteraro. Tutti hanno sottolineato il valore della comunicazione come risorsa. Occorre fare un lavoro serio sulla comunicazione per far capire che noi abbiamo le storie alle spalle, una storia di sconfitte dell'informazione, compresa la capacità di narrare i disastri civili. Non c'è la forza di far vedere il passo successivo, non c'è la forza di superare il momento dell'informazione banale, la cronaca, e farla diventare interpretazione. E questo è il passaggio che noi chiediamo ai media, cercare di aiutare le persone nei cambiamenti, altrimenti non c'è una ragione al mondo che si chiamino giornalismo e comunicazione. All'indomani del terremoto è sorta a Norcia un'associazione che si chiama I Love Norcia, che ha promosso varie iniziative di ordine emergenziale e di ordine programmatico, e fra queste c'è la costruzione di quello che si chiama l'Arca. È un progetto architettonico per cui è stato bandito un concorso di idee proprio con un accordo con la Regione e l'Ordine degli Architetti Nazionali domenica scorsa, e da questo progetto scaturirà un disegno, ripeto, architettonico, ma che racchiude, oltre agli aspetti di sede fisica per tante attività, un progetto culturale di ricostruzione, di sviluppo, che tenga conto di quelle che sono le esigenze di una città con una grossa storia che si ritrova in qualche modo in difficoltà a ritrovarsi. Le generazioni più giovani hanno dimostrato un forte legame con il territorio ed è quello che per me è presente in questi video, la volontà comunque di rimanere in questo territorio e far sì che, cioè, c'è una coscienza dei luoghi e dell'attaccamento a questi luoghi molto forte. Cioè, i prodotti che verranno presentati oggi per me testimoniano questo, la volontà di non allontanarsi comunque dal territorio. L'Università di Perugia ha istituito insieme all'Assemblea Legislativa un osservatorio mediatico sul terremoto. Stiamo proprio in questo periodo somministrando ai residenti di Norcia un questionario dove indaghiamo diverse cose, e quello che emerge è un radicamento, una volontà di tutte le persone di non allontanarsi. Alla domanda dove si vedranno da qua a 5 anni, la maggior parte, ma la stragrande maggior parte delle persone si vedono qua a Norcia, e questo è un segnale per me importantissimo.
In conclusione, alla presenza del presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli, e del presidente della giuria, il giornalista Alvaro Fiorucci, sono stati premiati i migliori tra i 28 audio-video dedicati a dare voce ai legami sociali, all'economia, alla cultura e al turismo della Valnerina. Per le emittenti televisive, al primo posto è arrivato Il tempo della rinascita di TEF Channel, al secondo posto Un aiuto nel sisma di RTU Aquesio, Telorvieto 2, e al terzo Comune Terre e tessuti da ripensare di Umbria TV. Per le emittenti radiofoniche ad aggiudicarsi il premio sono state le audio inchieste La voce della Valnerina di Umbria Radio e al secondo posto Another Break in the Wall, Ripartiamo dalla comunità, realizzato da Radio Gente Umbra. Per il mondo delle associazioni, premiati video Colpiti nel cuore, Appunti per una ricostruzione dell'associazione La città del sole e Restart, comunità resistenti di Mente Glocale. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.